Raga, io ho una sola parola per descrivere questo episodio: rilassante. Cioè, non è successo un cazzo, perché parliamoci chiaro, non è successo proprio un cazzo. Mi ha rilassato. Oh, io ripeto, non so bene che c'ha sto anime, ma cioè, a me piace, a me anche episodi così mi piacciono, che vedevo di non non so bene che dirvi. Cioè, a conti fatti, è successo poco e niente, è successo, Però me lo sono goduto. Non mi ha annoiato, anzi. Ripeto, mi ha rilassato, è diverso da annoiato. Se già adesso che succede poco e niente mi sta piacendo, andando avanti, se ci saranno plot twist o cose più interessanti, penso che me lo godrò decisamente di più. Proprio nel finale qua, quando loro si stavano per addormentare, mi è piaciuta talmente tanto sta scena. Poi anche con la musica, si sente pure la musica di sottofondo, con la pioggia. Cioè, sembra che mettono la musica, pure quella là, tipo che ti ascolti per andare a dormire. Come si chiama? Non musica lo-fi, tipo la musica, non lo so, proprio il rumore della pioggia, il pianoforte. Cioè, mi faceva venire voglia di andare a dormire pure a me. Cioè, possiamo dire che non è successo niente, più o meno. Alla fine hanno approfondito il loro rapporto, loro tre, che sono per adesso i personaggi principali, e semplicemente sono diventati un po' più amici. Quindi non è proprio che è stato un episodio inutile, ma sì, sono successe poche cose. Per adesso lo posso definire un bello slice of life che fa il suo, niente di più, niente di meno. Uno slice of life per certi versi commedia e per pochi versi ecci. Comunque un pochino di ecci ce l'ha, ci prova. L'unica domanda forse che potremmo farci è: secondo voi, quando è che avverrà questo cambiamento? Cioè, quando è che smetteremo di avere episodi come questo e arriveremo a magari episodi diversi? Ci sarà magari un colpo di scena, perché prima o poi deve arrivare. Allora, per quello che penso io, per adesso mancano ancora talmente tanti personaggi che non credo che arriverà a breve. Cioè, per quanto mi riguarda, va anche benissimo che un'intera stagione la fanno in questo modo. Tanto siamo al quarto episodio e stanno andando molto lenti, quindi penso che anche per i prossimi... penso che anche per i prossimi personaggi, insomma, ci faranno un po' attendere. Cioè, guardate quanti cazzo sono. Per adesso ne abbiamo conosciuti tre e siamo al quarto episodio. Ne mancano ancora sette? Non è vero, ne mancano ancora sei? E... cioè... come dire, per presentare sei personaggi un po' ce ne vuole, quindi in realtà non so, cioè, dato che stanno nell'opening, sì, penso che li faranno vedere tutti, però non lo so, secondo me questa prima stagione potrebbe tranquillamente finire in maniera chill, presentando personaggi e basta, cioè facendo vedere un po' tutti i personaggi della serie, e poi magari nella seconda stagione un po' un plot twist, un qualcosa riguardante i vampiri, qualcosa di interessante. E il protagonista per adesso, secondo me, mi sembra proprio la cosa che carria. Insieme alla vampira, insieme a Nazuna. Però il protagonista mi sta molto simpatico. Mi sta veramente molto molto simpatico. Anche in questo episodio la cosa che si evince proprio è che, cioè, lui vuole scappare. Cioè, lui dice: voglio diventare un vampiro così sarò libero. Sarò libero dalla famiglia, dagli amici, dai doveri. Quindi è proprio, come dire, un quattordicenne. Cioè, letteralmente le sensazioni che potrebbe provare un normale quattordicenne. Lui si diverte con Nazuna, vorrebbe rimanere con lei per sempre, perché la sua vita non gli piace, probabilmente, ripeto, non fa una vita stupenda, non solo a scuola, e quindi... No, è bello, è bello. Penso che molte persone si potrebbero, come dire, immedesimare in una cosa del genere. Akira è proprio la classica amica d'infanzia che fa il suo dovere, non è male, ci sta... però personalmente preferisco Nazuna. Cioè, Nazuna è proprio più sopra le righe, più interessante. Quindi, non lo so, Akira dovrà fare ben altro per, come dire, per accaparrarsi le mie simpatie. Per adesso ci sta, non mi sta, cioè, mi sta simpatica. Anche dopo questo episodio si è rivelata essere interessante. Però meglio Nazuna. Decisamente più particolare Nazuna, la preferisco. Poi vedremo, ci saranno anche altre waifu. Tipo questa qua è una vampira. Anche questa qua, sta biondina. Quindi vediamo.